Amico Bista, sei stanco dei soliti esercitini? Sei stanco delle solite basette date col flock? Sei stanco del solito patetico battle ready? Sei stanco dopo ore passate sul tuo progetto di sentirti dire a torneo è ora che dipingi i tuoi soldatini? Molto bene, il tuo momento è arrivato perché c'è la nuova rubrica della Guida Galattica per modellisti. Basta con gli esercitini. È ora di passare agli esercitanti. Galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche, io sono Huge, questa è Esercitazzi e oggi parliamo di Fire Slayer. Questo progetto che mi ha regalato un sacco di soddisfazioni hobbistiche, soprattutto quando vinse il premio Armata Migliore Dipinta alla Nazionale, nasce quando ero completamente smarrito, perché il vecchio mondo era completamente saltato in aria, stavamo entrando nell'età di Sigmar e dopo anni ad aspettare finalmente Games Workshop fa uscire degli sventratori in plastica, purtroppo però non come me li aspettavo. E quindi all'inizio questi nuovi Fire Slayer non mi presero al 100%. I modelli dipinti dal Heavy Metal con quel rosa porcello e quelle rune appoggiate sulla pelle proprio non mi convincevano. Ma non appena presi il libro degli eserciti e vidi quell'artwork in cui c'era Grimnir che combatte contro Vulcatrix completamente in fiamme, completamente incandescente, in una scena totalmente epica, capì che era quello il mood, il feel che volevo per i miei modelli. Non solo, leggendo le varie storie e vedendo i vari artwork di Fire Slayer in battaglia, vidi che le rune non erano dei pezzi d'oro inerti appoggiati sulla pelle, ma prendevano proprio vita grazie ai Battlesmith che gli davano energia, e questo fuoco usciva dagli occhi, dalle bocche, i Fire Slayer letteralmente respiravano cenere. Bene, io volevo che questa sensazione fosse la protagonista del mio esercito e quindi assolutamente volevo un esercito che fosse in fiamme. Ora voglio proprio parlarvi di come il processo creativo mi ha portato a realizzare questo esercito. Posto che questo era il mood che volevo dare al mio esercito, ho iniziato un po' a sperimentare. Come vi ho detto, il primo grosso scoglio era la pelle, l'incarnato. Venendo dal vecchio Warhammer Fantasy Battle, per me il nano doveva avere un incarnato più o meno realistico, per cui una pelle magari più scura rispetto a quella di un umano, ma comunque un tono realistico. Invece dall'artwork di Grimnir la sua pelle era proprio di un rosso intenso, di un corn red, diremmo noi visti che lo incaselliamo in questo preciso nome. E ho provato, ho osato a cambiare la pelle, quindi andando un po' contro quelle che erano le mie convinzioni, ho fatto questo step successivo e ho fatto un nano con una pelle che era un rosso molto intenso, un rosso quasi nero. Perché? Perché questo incarnato dava la possibilità alle rune ardenti di risaltare perfettamente, e infatti mi ritrovai che grazie a questo tipo di pelle tutto lo schema di colore, che era fatto di barbe e di creste completamente in fiamme, con un effetto che partiva dal bianco al giallo, all'arancione, al rosso e fino al nero, assolutamente risaltava al 100%. Okay? Anche sulla basetta ho preso apposta quelle già scolpite con dei canali di lava, perché volevo che ci fosse proprio la lava che scaturiva dai piedi dei Fire Slayer. Qui ci ho impiegato un po' di tempo ad arrivare a questo risultato, perché all'inizio facevo delle pianure di cenere e lava, diciamo nera, nella quale serpeggiava la lava vulcanica, prendendo un po' delle reference da Google di immagini di vulcani. In questo caso mi è stata utilissima per arrivare a una quadratura perfetta del cerchio, per arrivare a questo schema di colore, la color wheel e la teoria del colore, perché sono andato a cercarmi quale fosse il colore di contrasto migliore per appunto questi arancioni, questi gialli, e ho tirato fuori questo turchese che fa parte di tutte quante le mie basette. Ora, è stata proprio una rivoluzione copernicana per me, nel senso che, essendo abituato al vecchio Fantasy Battle, le basette erano sempre di colori neutri,
con dei cespugli d'erba, più o meno bruciata, più o meno verdeggiante, ma sempre comunque realistici. Vanno benissimo questo tipo di basette, però su uno schema del genere, dove appunto parte il livello ha un immaginario molto più carico, colori molto più intensi, la basetta neutra uccideva completamente gli effetti di luce che avevo ottenuto. Questa cosa è importantissima, ragazzi, ve la consiglio sempre, fate un po' di prove e prendete il tempo per trovare la giusta basetta per il vostro schema di colore. Non è detto che il neutro faccia sempre, sia sempre poco opportuno, anzi, però in certi momenti è come la cornice di un quadro, ok? Una natura morta trova la sua cornice perfetta in una cornice magari più neutra. Un quadro astrattista ha bisogno di una cornice più elegante, più ma magari di un bel colore intenso. È uguale, ok? Quindi prendetevi il tempo di cercare la basetta giusta. In questo caso il turchese è proprio il colore di contrasto che è o sulla basetta o, come ad esempio nel caso qua del foro della pizza, è la muratura, ok? Ed è fondamentale per far risaltare al 100% questo schema di pittura. Scelto lo schema di colore comune per tutta l'armata, sono passato a scegliere le unità. Fondamentalmente i Fenrir sono un'armata di fanteria, okay? Di un ordine di fanteria. E il grosso problema che ho trovato fin da subito è che obiettivamente la scultura dei Vulkite Berserker era molto 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 omogenea. Purtroppo il kit base sono una scatola da 10 modelli, di cui di fatto sono 5 diversi modelli, di fatto 3, perché comunque c'è uno in posa aperta, due in salto e due, diciamo, un po' più accovacciati. E questo, unito al fatto che le teste sono forse 7-8, rendeva, io avevo due orde da 30 modelli, chiaramente il rischio di creare delle miniature che fossero troppo uguali a se stesse, troppo dei cloni, era molto elevato. A livello di conversione si poteva fare molto poco, l'unica era sfruttare la testa del Karl, che è molto carina perché l'elmo si mette proprio attorno alla testa, quindi si può togliere e avere una testa senza cresta, che è molto caratteristica, che ogni tanto ci vuole in mezzo all'orda, però purtroppo la caratterizzazione a livello di conversione era molto poca. Qui ho giocato tantissimo, ed è una cosa che dovete sempre pensare, sullo schema di colore, come variare lo schema di colore che avete scelto per caratterizzare le diverse unità. Una agli scudi, di conseguenza la superficie dello scudo mi dava la possibilità di inserire degli spot color differenti, ok? L'altra invece a doppia ascia, di conseguenza l'ascia in metallo, ho scelto di usare un metallo scuro e un oro, e chiaramente non è che ci fosse molto da sfogliar verde per quanto riguardava cambiare i colori. E di conseguenza, nel mio caso, l'unica cosa che potevo variare erano le creste e le barbe. E quindi nel caso di Vulkite Berserker con doppia ascia ho fatto la cresta divisa a strisce, okay? E anche la barba. Già nel libro degli eserciti fa vedere schemi di colore con, diciamo, diversi tipi di creste divise a strisce, ma la barba è una cosa che ho provato a sperimentare e devo dire che mi sono molto divertito, per cui dopo averla dipinta tutta quanta fiammeggiante facevo delle parti in nero. I baffi la dividevo in quarti o in terzi, devo ammettere che mi sono divertito parecchio, e da lontano questa cosa si nota, per cui si vede che sono due unità distinte, ok? Questo piccolo accorgimento. Ultima cosa, quando avete affinato il vostro schema di colore, l'avete provato, tenderete spesso, almeno a me è successo, a tenere una gamma di colore un po' ristretta. In questo caso io avevo scelto, come vi ho detto, una parte infuocata, per cui tutta una gamma di colori caldi, ok, rossi, arancioni, gialli, un turchese come spot color e poi dei colori neutri come il nero e come i metalli di contorno. Idealmente perfetto. All'atto pratico, quando dipingete 30 nani così, noterete che sono tutti uguali, e questa cosa darà, secondo me, alla fine si noterà, ok? Ad alcuni piace anche così, a me piace invece variare, perché un esercito, un reggimento, per quanto faccia parte della stessa unità, deve avere delle piccole caratterizzazioni. Di conseguenza ne ho approfittato per inserire un ulteriore colore, che è un verde, ok? Grazie a dei piccolissimi dettagli di verde ho dato più movimento alle varie unità, perché ogni tanto c'è un tocco di verde. Ultima piccola chicca, oltre appunto all'aggiunta del verde, è che ho scelto di rappresentare alcuni Fenrir con le rune attive, di conseguenza con le rune incandescenti sul corpo e gli occhi infiammati, altri invece con le rune inattive, di conseguenza si vedono le rune color metallo e gli occhi diciamo spenti. È una cosa che probabilmente so solo io, e solo andando a vederla da vicino
si può notare. Però secondo me sono quei piccoli segreti, tra virgolette, di un'armata che sembrano non facciano differenza, ma in realtà hanno il loro bel peso. Nel dettaglio volevo mostrarvi i due Carl. Quindi c'è un po' la summa di tutto quello che vi ho spiegato per quanto riguarda l'armonia della miniatura. Vedete che il Carl con doppia ascia ha la cresta segmentata, mentre il Carl questo con scudo ha il dettaglio verde sulle rune anche dell'elmo, e il suo scudo rosso è sicuramente un punto fondamentale, un punto focale, d'accordo? E le rune di entrambi sono in fiamme, ok? Volevo mostrarvi anche i modelli con le rune, diciamo, inattive. Allora, in questi due casi specifici abbiamo un Vulkite con doppia ascia che potete notare ha gli occhi, diciamo, normali, regolari, e le rune sono metalliche. Ho fatto solamente un piccolissimo effetto di incandescenza, ma è molto meno, diciamo, attivo rispetto a quello dei suoi fratelli. Il modello è comunque in armonia con tutto quanto il resto, ma questo piccolo dettaglio secondo me lo rende veramente particolare, e sono quelle cose che magari l'occhio non registra, ma si sentono. Altro piccolo dettaglio, vedete che la sua barba, come vi spiegavo, è dipinta anche lei a pezzi neri, diciamo, per dargli un po' di carattere. Il fratello di fianco invece con lo scudo ha la particolarità di avere le rune accese, anche lui vedete che ha la sua barba è divisa a pezzettoni, e ho usato una delle teste del Carl pelato. Il suo scudo è di questo bel verde acceso, ok? E sicuramente all'interno dell'unità questa cosa fa una gran bella differenza, ok? Gli scudi sono tutti quanti verdi, rossi, bronzo e nero. Altro ultimo piccolo, diciamo, reminder: lumeggiate sempre il nero. Il nero, se lumeggiato o non lumeggiato, fa una differenza abbastanza sostanziale. È comunque un colore, ricordatevelo sempre. Erkar Berserker. Erkar Berserker sono l'elite della fanteria dei nani. In realtà qua c'è una piccola critica al design di queste miniature, perché rispetto ai Vulkite Berserker, l'Ergard hanno delle barbe che sono un po' meno imponenti, sono anche un po' più corte in certi modelli. E visto che sono nani d'elite, secondo me la regola che è la barba a fare il nano, in questo caso è stata un po' contraddetta. Detto questo, sono dei modelli molto interessanti. Io ho optato per la grande ascia e, non contento, ho voluto modificare ogni singola Erkar Berserker con un'ascia bipenne. Quindi ho unito, diciamo, le lame, la stessa lama di due kit diversi. Quindi tutti quanti i miei modelli hanno asce bipenne che sono ancora più grosse e secondo me servono proprio a far vedere che questa è l'unità di menare della mia armata. In questo caso il problema si è posto sempre perché, non avendo uno scudo, diciamo, non avendo una grande campitura da riempire con un colore di contrasto, ho dovuto giocare, diciamo, proprio in punta di pennello. Se notate, le loro rune sono tutte quante attive, quindi l'effetto di fiamma c'è, e ci sono dei piccoli dettagli fatti in verde. E hanno tutta una serie di... penso siano delle zane di magma, delle scaglie di creature. Ecco, quelli sono fatti in verde, sui quali ho messo un po' di hard coat, per cui è proprio anche in tutta quanta, diciamo, la composizione dell'esercito c'è questa piccola puntina di verde con l'hard coat che, pam, cattura proprio l'attenzione e aiuta a esaltare tutto il resto dello schema di colore. Veniamo agli eroi. Gli eroi condividono lo schema di colore con tutto il resto dell'esercito. Hanno però tutta una serie di dettagli in più che mi aiutano a spiccare. Questi qua sono il Rune Smiter e il Rune Master. Il primo modello in assoluto che ho dipinto è stato proprio lui, il Rune Master. E proprio su di lui ho provato tutte le diverse basette e tutti i diversi schemi di colore. E proprio grazie a lui ho avuto, diciamo, l'intuizione di aggiungere il verde, perché come potete vedere ha questo gigantesco mantello ricoperto di scaglie che non potevo ignorare, e pensando di che colore farlo mi è proprio venuto in mente questa cosa del verde, che poi è stata talmente tanto efficace, cioè appena l'ho visto questo verde su questa miniatura nel dettaglio ho capito che faceva veramente, era la chiusura perfetta del cerchio. Questo Rosemeter in particolare è un modello molto particolare perché è l'unico senza baffi, e quindi qua si vede molto bene anche la luminosità degli occhi, se fate caso. E poi c'è il suo, diciamo, il suo fratello qua di fianco,
che anche lui ha un mantello molto interessante con, diciamo, un po' meno scaglie. E lo Schmetterer io devo dire che è uno dei modelli in assoluto che preferisco. La sua ascia, e sulla sua ascia in particolare ho fatto questo effetto metallico che mi piace un sacchissimo. È un'ascia gigantesca, questo è un prete, ma è un prete di menare, e lo fa capire chiaramente portandosi in battaglia un'ascia enorme che nessun umano potrebbe sperare di alzare neanche usando due mani. E la sua maschera rimanda ai cari vecchi nani del caos, ma in realtà anche la miniatura di fianco senza baffi. Sono questi piccoli dettagli di design che ci lascia King's Workshop che io adoro, questi piccoli rimandi al vecchio mondo. Doomseeker. Questi modelli nascono con Silver Tower e il primo che vedete qui ha una basetta diversa perché è un modello che ho dipinto con il mio schema di colore ma per un concorso. Questo vinse un bronzo a un grog di Lucca Comics and Games ed è un modello sul quale mi sono concentrato molto di più, sulle sfumature, sugli effetti di Open Source Light, e sul quale però potete vedere lo stesso schema di colore come può essere usato sia per un'armata che per una miniatura d'esposizione. Ha anche un nome, si chiama Nur Flammenstein, questo perché c'è un rimando a tutto l'immaginario dei Rammstein, che è uno dei miei gruppi preferiti. Il nome Nur significa solo, perché il Doomseeker affronta, è un po' un rimando al vecchio sventratore che tutti quanti amavamo, per cui il vecchio sventratore che va all'avventura da solo a cercare il suo destino. E vi faccio vedere anche un altro Doomseeker che poi ho comprato successivamente per giocare come Grim Wrath, perché adoravo un sacco l'ascia di questo modello, ma mi piaceva poco, diciamo, il bastone con l'arma secondaria. E in quel momento leggevo Berserk, ero un appassionato di Berserk, e questo è anche un esempio di come poi le nostre passioni possono prendere parte nei nostri eserciti di Warhammer. La cosa che io adoro soprattutto di Age of Sigmar è la possibilità di imbastardire un'ambientazione solida con le nostre, diciamo, ispirazioni personali. Quindi in questo caso questo è un tributo proprio a Gazzo, per cui ho preso questa ascia gigantesca e gliel'ho cambiato di mano, e sulla mano restante vuota ho messo un cannone Caradron in omaggio proprio al personaggio di Gazzo. Questa cosa è stata anche un rimando che ha fatto sì che ho trovato, diciamo, un linkpin, un collegamento con la mia armata di Caradron. Il cannone Caradron e il braccio mozzato, e mi è partita una storia meravigliosa per la quale i miei Caradron sono un gruppo di macellai e di buongustai che mangiano qualsiasi tipo di carne in tutti gli otto reami. L'idea che mi è nata era che il braccio mancante fosse una sorta di patto fatto con i Caradron, che hanno potuto assaggiare carne di nano e in cambio offrirgli questa tecnologia grazie alla quale il Grim Wrath può ammazzare i nemici. Vai. Allora, Runefather e Runeson. Runeson è uno dei miei modelli preferiti perché penso che abbia una delle anatomie naniche più belle mai scolpite. Ho fatto una conversione sul modello originale perché adoravo il fatto che le sue armi principali siano i giavellotti, cioè queste sono delle baliste muscolose che girano per il campo di battaglia a tirare dei pali fortissimamente in faccia ai mostri. E quindi invece che una piccola ascia del kit ho messo il doppio giavellotto. Lui è proprio in questa posizione in mezzo al campo, me lo vedo che si guarda attorno, cerca la creatura più grossa e poi pali su per il naso dei mostri. Qua potete notare un'altra cosa particolare, e cioè pensavo a questa un'idea, diciamo, la base di queste miniature è questa, è che più è vecchio il Fire Slayer più il suo fuoco interno si sta spegnendo. Quindi vedete che il Runefather, che idealmente è molto vecchio, è molto stanco, ma chiaramente più vecchio vuol dire più potente per quanto riguarda i nani, ha, diciamo, una barba più scura, ok? Sotto la quale cova questo fuoco, come se fosse sotto la cenere, mentre il Runeson ha questa tonalità molto più chiara, molto più accesa, molto più bright, per far vedere anche la sua indole focosa e più giovane. Ok amici, questi erano i miei Fire Slayer. Guardandoli, al di là diciamo, tutte le idee tecniche che vi ho dato, come penso accada a tutti quanti voi,
Mi vengono in mente tutte le storie, tutte le avventure che ho vissuto grazie a questo esercito, giocando sui vari campi di battaglia, e i vari tornei fatti con gli amici, e anche tutta la narrativa che ne è uscita. Ad esempio, prima vi parlavo del Runefather, del fatto che fosse anziano. Bene, quest'idea nasce da un torneo a coppie nazionale, dove poi appunto ho vinto il premio Armata Meglio Dipinta, che feci con la mia amica Yaya, che giocava Lizardman. E proprio dall'idea della motivazione che poteva, diciamo, unire due eserciti così diversi, nasce la storia di Bael Grimnir, che appunto è un Runefather morente, che è sopravvissuto a tutti quanti i suoi Runeson, che però di conseguenza vede la sua dinastia finire, e che grazie, diciamo, all'alleanza con Seraphon trova una piccola scheggia di Urgold, che è proprio lo stesso scaturito dallo stesso Grimnir, per cui appena ne entra in possesso gli torna, diciamo, vigore e potenza, e una prospettiva di avere comunque un successo nella anche al tramonto della sua vita. Oppure la storia che vi raccontavo del Grimwrath Berserker e dei miei Karadron. Diciamo, sappiamo benissimo che questi sono sempre più che semplici soldatini, quindi il mio invito è: cercate i vostri schemi di colore, godetevi le avventure che vi faranno vivere questi soldatini. E un piccolo tip che volevo lasciarvi riguarda proprio il verde. È vero che già ve l'ho specificato, però secondo me veramente, quando pensate di aver realizzato uno schema di colore che vi sembra assolutamente perfetto, fermatevi un secondo e pensate se potete aggiungere un piccolo colore che potrebbe svoltare, ok? Prendetevi proprio il tempo, perché vi assicuro che ne vale la pena. Buona pittura, io sono Yuge, questo era Esercitazzi, a presto. Ok, amici. 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 Ok, amici.